Itinerario di un giorno in Abruzzo. A solo un'ora e mezza da Roma potrete vedere il Tibet italiano, il secondo castello più alto d'Italia e uno dei borghi più piccoli d'Italia. Inizia da Campo Imperatore, soprannominato anche il Piccolo Tibet perché è l'altopiano più grande d'Italia con i suoi 1800 metri d'altitudine e una distesa pazzesca che è stata l'ambientazione di tantissimi film western italiani. A pranzo fermati da Ristoro Mucciante e goditi i loro fantastici arrosticini e tutti i loro prodotti locali tra carni, formaggi, verdure e vini. È una vera esperienza abruzzese. Adesso vai in direzione Rocca Calascio per vedere il secondo castello più alto d'Italia, situato a circa 1500 metri d'altezza e circondato da un piccolo borgo medievale e da una chiesetta arroccata. Inutile dirvi che vista pazzesca su tutta la valle potrete godere da quassù. Adesso spostatevi in quello che ho soprannominato il Borgo degli Ignomi per via delle tantissime porticine sparse in tutto il paese e per uno dei vicoli più stretti d'Italia. Si chiama Santo Stefano di Sessanio ed è inserito nella lista dei borghi più belli e più piccoli d'Italia con appena 117 abitanti. Questo è veramente un gioiellino d'Abruzzo e vale assolutamente la pena di farci un giro. E tu, hai mai visitato queste mete? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e seguimi per altri itinerari giornalieri in Italia.